Ciao a tutti, eccoci qua, finalmente siamo tornati con Brick Nows. Innanzitutto voglio ringraziare tantissimi di voi che mi hanno scritto quando è che tornate a fare Brick Nows, ci piaceva, volevamo. Ecco, siamo tornati, abbiamo risolto un paio di problemi, speriamo di averli risolti, giusto per l'organizzazione, quindi da adesso in poi Brick Nows avrà questa veste qui, ovvero nella mia Mansancta Sanctorum. Perfetto, di cosa parliamo? Con cosa torniamo? Torniamo con questo fantastico set uscito il 1 gennaio del 2016 a mezzanotte, cioè in pratica io ero lì pronto col ditino a mezzanotte uno, ho detto buon anno, comprato subito, ma c'era un errore nel sito della Lego. C'è stato un attimo un divertentissimo scazzo che è durato un giorno intero, quindi c'è stato un po', praticamente veniva a costare molto di più perché si erano sbagliati con l'IVA, bla bla bla, nessun problema. Il prezzo comunque è quello che è, 359,99. Sì, me ne rendo conto, è un prezzo abbastanza alto per un set Lego, ci sta, però è il terzo set con più pezzi della storia della Lego, cioè parliamo di 4634 pezzi. Al primo posto abbiamo il Taj Mahal, al secondo il Millennium Falcon UCS e terzo questa fantastica caserma dei pompieri. Allora, secondo set Ghostbusters, del tema Ghostbusters, in realtà è il secondo di altri che arriveranno da quel che si dice in questo periodo, solamente che da quello che ho letto probabilmente saranno set riguardanti al prossimo film in uscita a luglio, che sarà il nuovo reboot di Ghostbusters con le protagonisti femminili, protagoniste femminili, molto discusso, ma qui non è la sede per parlarne. Ok, discusso invece è questo set, questa caserma nasce un po', non nasce bene, diciamo. C'è un vero e proprio boicottaggio da parte di un sacco di builder amatoriali, di builder, di costruttori che si divertono a costruire i propri set e promuoverli appunto in questo portale Lego che è Lego Ideas, come la Ghostbusters Ecto 1 che è uscita un paio di anni fa, se non mi ricordo male, è ancora disponibile al prezzo di 49,90, se non mi ricordo male. Bellissimo set, l'ideatore lo leggo qua, esatto, è Brent Waller, esattamente, e questo Brent Waller in realtà quando propose questo set nella pagina Ideas, allora apro una piccola parentesi per chi non sa di cosa sto parlando. Allora, Lego Ideas è una pagina ufficiale Lego che vi permette di proporre il vostro progetto Lego, avete un anno di tempo dal giorno in cui lo promuovete, dopo andate anche sul sito, cercate tutte le regole, non sto qui a raccontarvele, avete un anno di tempo per raccogliere 10.000 like, per insomma bisogna votare il vostro progetto. Una volta che ha raggiunto 10.000 votazioni non è detto che vada in produzione, passa attraverso un team di costruttori, un team creativo della Lego che decide se produrlo o non produrlo. Logicamente se viene prodotto il vostro set avrete una percentuale nella vendita che non so quanto sia, e avete un paio di pagine, se non ricordo una forse, dedicata all'interno delle istruzioni del progetto appunto, con la vostra faccia, con le vostre foto, la vostra storia, bla bla bla, la storia del set. Cosa molto interessante. Questo Brett Waller per il trentennale di Ghostbusters propose appunto la Ecto 1 insieme alla caserma dei pompieri, era un set unico, però Lego Ideas solitamente propone dei set che non vanno oltre i 60 euro, adesso ultimamente sono anche cresciuto un pelino, comunque eravamo sui 35, 50, 60 euro al massimo, non di più, set medio piccoli. Ecco, quindi l'inserimento di una caserma era pressoché impossibile, mi ricordo quando lo vidi per la prima volta dissi vabbè, ok, al massimo farò una macchina, e così è stato, perfetto. La caserma però dopo la ripropose e raggiunse immediatamente i 10.000 apprezzamenti, ma per lo stesso discorso di cui prima supponevo, non è stata approvata. Un altro svizzero, tale Sergio 512, propose un'altra caserma sempre all'interno del portale Lego Ideas, anche questa raggiunse immediatamente i 10.000 apprezzamenti, ma anche questa, ahimè, fu scartata tra i progetti papabili. Ecco, cosa successe? In realtà però poi non fu così chiaro, sembrava che ci fosse la possibilità di produrla, addirittura delle volte si guardava in questo progetto, c'era proprio il pop-up con la scritta presto sugli scaffali, quindi non era chiaro, non si era capito bene, fino a che non se ne è più parlato. Poi qualche mese fa, come vi ricordate, se non mi ricordo male, parliamo di fine estate, sbom, è saltata fuori questa foto, la foto di questo set ufficiale, e da lì è nato un po' di bulirone, perché
perché questi due costruttori hanno detto: ma come, noi facciamo le cose, le facciamo, ci facciamo un mazzo così e bla bla bla, e voi cosa fate? Ci fate il set e non ci riconoscete la paternità di questa cosa qui? Ecco, Marcos Bessa, uno dei costruttori della Lego, che ha fatto anche l'Helicarrier dei Vendicatori, ha detto: no, no, questa l'ho partorita io. Ecco, e qui è nato un po' una mia supposizione di tutto questo meccanismo del Lego Ideas. È nato come un: ok, proponimi il tuo set, se mi piace te lo produco. Però io credo che lo usano anche un po' troppo e un po' scorrettamente per fare delle indagini di mercato. Scorrettamente, poi la Lego può fare quel cavolo che gli pare, la ditta numero uno del mondo che produce giocattoli, quindi vai a dire qualcosa, che okay, ormai è mastodontica come realtà, quindi boh, vabbè, al massimo puoi dire vaffanculo, ma lui manco ti sente. Però per esempio qualche anno fa, non so se ve lo ricordate, sempre su Cuso credo non fosse ancora Ideas, è stato fuori questo meraviglioso sandcrawler immenso, non so quante migliaia di pezzi, ma era veramente una roba teutonica, credo fosse grande così, meccanizzato, luci, telecomando, radiocomandi, bla bla bla. Fu messo su Ideas, su Cuso al tempo, scusatemi, e raggiunse 10.000 in un attimo. Poi al tempo non doveva impiegarci un anno, ma avevi molto più tempo, insomma. Una volta che arrivava ai 10.000 veniva preso in considerazione, quindi non c'era un limite di tempo. Logicamente non lo fecero perché era impensabile vendere un set di quelle dimensioni lì. Ecco, fatto sta che qualche mese dopo, boom, è saltato fuori l'UCS del Sandcrawler. Ora, è una mia supposizione, però probabilmente loro, vedendo tutto questo interesse per questo mezzo, hanno detto: sai cosa, secondo me se lo facciamo lo vendiamo. E così hanno tirato fuori questo set UCS fantastico, ma nulla a che vedere con quel mega progetto che fece Marshall Banana, appunto. Abbiamo questo discorso, questo avvenimento su questa caserma dei pompieri che è un po' ci fa pensare, e adesso a fine febbraio, uscirà la Batcaverna di Batman degli anni 60, cosa molto interessante, fighissima, e in questa Batcaverna, che sicuramente non mi farò mancare, cascasse il mondo, c'è la Batmobile degli anni 60. Caso vuole che negli ultimi anni su Lego Ideas se ne sono viste centinaia, esagero, però se ne sono viste parecchie di Batmobile, e tutte avevano un sacco di apprezzamento, quindi secondo me Lego guarda un po' cosa va, cosa non va, e decise su cosa investire. Boh, chiuso questo cappello, parliamo immediatamente del set vero e proprio. Allora, il set, come potete vedere, è veramente grandissimo, è un sacco dettagliato, c'è un sacco di dettagli, è molto interessante, ed è un po' l'effetto Morte Nera 10188, un po' la casa delle bambole, ve la ricordate? Ecco, viene nominata simpaticamente così, perché quella Morte Nera riguarda sia A New Hope che Il Ritorno dello Jedi. In pratica ci sono i set di due Morte Nere. Qui è la stessa caserma che viene usata in tutti e due film, non come Guerra Stellare, logicamente, quindi ci sono dei set che riguardano Ghostbusters e dei set che riguardano Ghostbusters 2, dei particolari, dei dettagli, molto carino e interessante. È molto lunga la costruzione, ci vuole un sacco di tempo, forse per alcuni versi anche un po' monotona, perché comunque è mattone su mattone, dovete costruirla tutto mattone su mattone, abbiamo dei gran 4x1 e 6x1 e poi del resto tutti i mattoncini 2x1, bla bla bla. I muri sono doppi praticamente, su tre quarti della casa sono doppi. Ecco, vado subito con quello che non mi è piaciuto, come potete vedere, è il retro, che è lasciato proprio al caso, nel senso tutti i muri sono doppi appunto per nascondere questa cosa nei fianchi. Dietro invece il muro è singolo, ma tanto che ci siete, fate una fila di brick in più e nascondete questa cosa che è veramente brutta, cioè è veramente brutta e antiestetica, ma comunque voi cercherete di nascondere, anche perché se lo mettete in un diorama dietro, cosa ci mettete? Glielo farete voi un muro, no? Ok, giusto per dirne una, ok. Dettagli fantastici, interni fantastici, la parte più divertente è sempre arredare tutta la parte interna, e forse avrei esagerato un po' di più, ma questa cosa è divertente perché credo che mi divertirò a riempirla. Non so se vi ricordate il film, se non vi ricordate riguardatelo, perché è un must che è indelebile, non passa mai, ogni volta che lo guardate è veramente spassoso. Questa caserma è molto in disordine, c'è un sacco di roba, soprattutto nello studio dove Egon fa le sue analisi, fa i suoi test su Lewis. Qui ci sono tre scaffalature, ricordo questa cosa qui, ma tra l'altro l'ambiente è anche molto più profondo, molto più dettagliato, ci sono un sacco di cose, ecco. Quindi hanno dovuto, secondo me, anche per un discorso di prezzi e di pezzi, hanno dovuto un po' rimpicciolirlo.
Perché dico questo? Perché la fatidica Act 1, che appena uscite le immagini un sacco di gente diceva ah, non ci sono foto con Act 1, stai a vedere che non ci entra. A me mi sembrava impossibile, e infatti così è. Ci entra, ma non fino in fondo. Cioè, in larghezza nel portone ci sta, ma arriva fino praticamente a metà del primo settore. Perché poi c'è la reception con Jeanine e dietro Peter Venkman, anche lì è molto accurato ma non così tanto, le vetrate laterali non ci sono, vabbè, insomma, bisogna anche accontentarsi in un certo senso, no? Quindi va benissimo così, potete aprirlo, tenete la vostra Act 1 da esporre, è più che degna. Uno dei dettagli che più mi ha fatto impazzire, non solo a me ma anche gli amici con cui abbiamo costruito questo set, è il liquido rosa. Ve lo ricordate il liquido di Ghostbusters 2, quello in cui quando vi arrabbiate comincia a bollire e aumenta, no? Aumenta, ecco, c'è ogni tanto, viene ripreso qui, c'è questa parte del liquido rosa che esce dalla strada. Sono questi piccoli dettagli che a me mi fanno innamorare totalmente di un set. Anche all'interno c'è appunto il tostapane sempre con le gocce di liquido attorno, e poi abbiamo anche il bagno tutto sporco di slime, fantastico, questa cosa mi ha fatto morire da ridere. Abbiamo la camera oscura dove ci sono le foto di Vigo, tornando al discorso di Ghostbusters 2. Abbiamo la camera da letto, abbiamo la cucina, la sala da biliardo, il videogioco, poi che altro c'è? C'è la pertica, potete attaccare l'omino, la pertica viene giù a spirale, fantastica. Dimentico nulla, poi c'è la reception e poi c'è il gruppo di stoccaggio degli ectoplasmi, che invece che essere nei sotterranei è nel sottoscala, logicamente doveva essere praticamente qua, e anche per quello non è completamente accurato, ma perché divertitevi voi a moccarla. Arriviamo al premio, al cuore, cioè le minifigure. Negli ultimi anni le minifigure influiscono tantissimo sul valore di un set, e qui credo che ci sarà da divertirsi parecchio, a meno che non facciano degli altri set e replicano queste minifigure, ci sarà da vederne delle belle. Perché? Perché sono praticamente tutte esclusive. In realtà anche i quattro personaggi principali, i quattro chiappe fantasmi, non sono gli stessi che troviamo nella Act 1. Differiscono principalmente nel torso. La parte dietro è completamente rivista, la parte davanti è la stessa con l'aggiunta di un paio di colori. Le braccia stavolta sono marcate, quindi abbiamo il logo dei Ghostbusters e una tasca di qua. Abbiamo i paragomiti, insomma, sono un po' più rifinite. Peter Venkman è la minifigure più bella dell'intero set, perché ha la versione smerdata, quindi c'ha la faccia tutta piena di slime, tutto il vestito, ha la doppia faccia, tutte hanno le doppie facce, poi vi spiegherò, e ha la capigliatura uguale a quella di Peter Venkman, mentre nella versione della Act 1 aveva una capigliatura classica che vediamo spesso nell'Imperatore Palpatine o in Darth Sidious. Anche Winston Zeddemore ha la capigliatura afro, mentre qui ha i capelli lisci, mentre per Egon e Rey, se non per il torso, direi che più o meno ci siamo. Anche le trappole sono cambiate, mentre qua c'era una piccola grata gialla che dava l'effetto con il pezzo sotto nero, si vedeva in trasparenza, adesso hanno messo proprio il tile con le righe gialle e nere, un po' più curata, molto carina. Altre minifigure, abbiamo Dana Barrett con le due facce, una versione truccata, l'altra versione Zul con gli occhi rossi. Avete presente quando Zul si impossessa di Dana, è molto topa, insomma, in pratica, vai, c'è fondotinta, molto fin. E c'è la versione appunto questa, e dietro la versione con gli occhi rossi. Idem per Luis, in realtà per Luis abbiamo la doppia testa, abbiamo la testa con la sua faccia con gli occhiali, la sua faccia con gli occhiali con gli occhi rossi da Zul, e poi abbiamo la versione del controllo del cervello, quando appunto il guardia di porta, il mastro di chiavi si ricercano, lui va a finire dagli chiappe fantasmi, gli viene messo quel pentolino in testa con tutte le luci. Anche qui abbiamo la versione della testa col pentolino, e appunto c'ha stampata la bretellina che tiene ferma la calotta. Abbiamo Jeanine, anche questa con la doppia faccia, bene o male le facce sono tutte la versione paurosa o la versione sorridente. Peter Venkman ha la versione smerdata, la versione seria, Winston la versione seria, la versione impaurita, mentre Rey e Egon sorridono e sono spaventate. Idem per Jeanine, che c'è anche la versione
avete presente quando si tira giù gli occhiali, questi dettagli che fanno impazzire, ha la versione con gli occhialetti giù un po' maliziosa, col sorrisino, e poi abbiamo il fantastico Slimer, un applauso per Slimer col suo Wurstelone, anche se è un po' troppo, secondo i miei gusti, bidimensionale, avrei voluto un po' più, un po' meno aborto di tubero, scusate la finezza, e un po' più tridimensionale, un po' come quell'artista che non ricordo, mi sfugge il nome, qualche mese fa aveva messo in produzione appunto lo Slimer in versione custom, l'aveva realizzato lui, veramente bellissimo, strafigo, forse era più bello quello di questo qui, anche se la stampa vince su tutto. Abbiamo due ectoplasmi, due fantasmi, il Blue Ghost e il Purple Ghost. Ecco, uno dei due, cosa molto divertente per me, ma queste cose qui, come vi ho detto, mi fanno impazzire. Il Blue Ghost, direi che lo vediamo anche nel film, nel momento di Apocalisse Massima, quando il contenitore dei fantasmi, degli ectoplasmi, esplode e escono tutti da questa grata qui, perché abbiamo anche la grata tra l'altro, esce dalla metropolitana, dalle scale della metropolitana, esce questo fantasma blu, e credo che sia un po' il riferimento a questo, con i tre occhi se non ricordo male. Abbiamo altra minifigure fantastica che se la gioca un po' con Peter Minkman, abbiamo la vecchietta della biblioteca all'inizio del film, quando i tre, senza Winston ancora, entrano nella biblioteca dove hanno avuto la prima chiamata del film, entrano, la vedono leggere il libro con la sua aura viola, un po' con il capello bianco, quando si avvicinano lei si gira, fa la faccia mostruosa con i capelli dritti, e lì parte la sigla con un bellissimo pezzo rock and roll, e loro che fuggono e tornano all'università. Ecco, qui abbiamo questo personaggio fantastico in doppia versione, abbiamo la doppia testa, quindi abbiamo la faccia mostruosa replicata esattamente come quella che vediamo nel film, la faccia mentre legge più rilassata della vecchietta, sempre viola, e abbiamo i capelli da mostro e i capelli da nonna rilassata. Poi abbiamo l'ultima minifigure, che è un po' una mega finezza che non mi aspettavo completamente, mi aspettavo magari di vedere qualche altro personaggio, invece hanno messo il tassista. Vi ricordate la scena in cui il commerciante entra nel taxi durante il momento di Apocalisse Massima, come la chiamo io, e presto presto che la vita è breve, il tassista si gira col sorrisino che in realtà è uno zombie. Ecco, abbiamo quella minifigure fantastica, minifigure che secondo me acquisteranno molto ma molto ma molto valore. Direi che ci siamo, grazie per la vostra pazienza, siamo tornati finalmente, adesso cercheremo di essere un po' più regolari nelle uscite di questi episodi. Grazie ancora, grazie mille, Brick Nauts, Lega Nerd, siamo sempre qui, ci trovate, mi raccomando, seguiteci, passione sempre e tutta la vita. Ciao a tutti, buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata.